Domenica 16 dicembre 2018 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata Sesto Fiorentino si è inaugurata a pochi minuti la mostra di Angela Chiti, una mostra di fotografia dal titolo Respiro di Pietra. L'ha inaugurata ufficialmente Donatella Golini, assessore alle pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino, che nel suo intervento di fronte al pubblico si è detta oggi doppiamente gratificata dal presenziare a questa inaugurazione, non solo perché Angela Chiti è una se stessa e quindi una concittadina, ma perché è una mostra tutta al femminile, quindi per un assessore alle pari opportunità è un contributo a colmare questo gap che ancora esiste fra l'arte al maschile e al femminile. Sì, noi crediamo che sia necessaria una grande attenzione per consentire alle manifestazioni creative delle donne di trovare spazio, di trovare ascolto, e questa è una bellissima occasione. La mostra tra l'altro è stata allestita in maniera egregia e lascia ad ognuna di queste opere la possibilità di manifestare la propria potenza, il proprio grandissimo respiro. La fotografa è riuscita a reinterpretare moltissime opere, soprattutto figure femminili, e a dare a questa pietra bellissima una nuova vita, una nuova forza espressiva che le rende molto coinvolgenti. Consiglio davvero di venire a vedere questa mostra perché contiene grandissimi elementi di innovazione nell'uso della macchina fotografica, nella capacità di rileggere delle opere che sono molto significative già in partenza. Francesco Mariani, portavoce del gruppo delle arti La Soffitta e soprattutto presidente del circolo Arci che ospita La Soffitta nella sua sede di Colonnata di Sesto Fiorentino, nel presentare la mostra numero 445 allestita negli ultimi 54 anni, con orgoglio ha presentato anche il catalogo che l'accompagna, perché rispetto ai 444 cataloghi che l'hanno preceduta, questo è di dimensioni veramente importanti. La mostra vede protagonista una bravissima fotografa, se stesse, e quindi nel percorso espositivo della Soffitta si sono sempre alternati artisti risorsa del territorio con grandi artisti. Vogliamo ricordare Francis Bacon? Sì, vogliamo ricordare Herman Hesse, Max Klinger, ricordiamo pure Guttuso, Farulli, Sigfrido Bartolini, Spadolini. E cioè La Soffitta è sempre attenta a progetti nuovi per proposte veramente interessanti. Stamani mattina infatti il progetto che proponiamo al nostro pubblico è una fotografa doc, come la ritengo, e mancava dallo spazio espositivo delle arti qui in Soffitta a Sesto Fiorentino, perché non ha mai esposto qui da noi. Quindi è una finestra nuova che noi apriamo con una selezione di 23 scatti fotografici. Lo voglio ribadire perché può sembrare una mostra spoglia, ma in realtà non lo è, perché è costruita proprio per rendere importante un progetto di così vasto livello. Gli orari della mostra sono sempre quelli consueti: la domenica dalle 10.30, 12.30, 16.19, il lunedì è chiuso, mentre per gli altri giorni sono dal martedì al sabato 16.19. Ovviamente il giorno di Natale, natalino, la galleria rimane chiusa e vi auguro buone feste. Ivan Teobaldelli, scrittore e critico teatrale, è venuto stamani da Città di Castello per presentare la mostra. Lo ha fatto brillantemente con un lungo intervento, ma ha scritto anche un illuminante testo critico introduttivo nel catalogo che i visitatori troveranno in distribuzione gratuita venendo nei prossimi giorni a visitare la mostra. So che è difficilissimo compendiare in pochi minuti i concetti alti che lei ha espresso fino a pochi minuti fa di fronte al pubblico, però le chiediamo per i nostri telespettatori questa sintesi preziosa. Sì, cerco di farla molto sinteticamente. Il titolo Respiro di Pietra è venuto in mente perché Angela Chiti è andata in giro per alcune zone della Toscana a fotografare
delle statue di artisti del primo del Novecento toscano. È un gesto azzardato e che può essere anche rischioso, perché nei confronti di un totem come la scultura, che ha questa struttura greve, pesante, statuaria, è difficile che la fotografia non vada in condizioni ancillari di servizio. Invece Angela Chiti, attraverso il suo sguardo assolutamente particolare e soggettivo, crea un'impercettibile vibrazione che in qualche modo anima la scultura. I ritratti che si vedono in mostra sono ritratti che si animano in maniera quasi inattendibile, invisibile, ed esprimono un pathos, un sentimento. Questo è stato l'intervento di Chiti nei confronti della scultura, è riuscita ad animarla e a fargli esprimere quello che teneva dentro lei, il suo modo di avvicinarsi agli individui, alle persone, perché questa umanità è una umanità dolente che sembra ridestarsi da un respiro di pietra. E questo è tutto il senso del viaggio che lei ha fatto all'interno della scultura toscana. E in conclusione chiediamo a Angela Chiti di presentare la sua mostra ai nostri telespettatori, soprattutto ricordandoci come è nata. Questo mio lavoro è nato, diciamo, ha voluto valorizzare le opere di alcuni scultori figurativi, per lo più toscani, che hanno operato nel Novecento. Attraverso la macchina fotografica ho voluto dare respiro a questi volti, che sono quasi tutti femminili, cercando di catturare la loro più profonda umanità. Ricordiamo qualche nome: da Libero Andreotti, Antonio Berti, esatto, Roberto Barni. Io ho cominciato proprio da Antonio Berti, che ho avuto la cittadino, quindi era un concittadino più vicino, diciamo. È più vicino, che quindi un artista del territorio. Ho cercato di valorizzare gli artisti del territorio, perché lui è proprio di Sesto Fiorentino, però diciamo poi gli altri sono di Pistoia, Marino Marini, che è famoso, Roberto Barni, più che altro dei scultori toscani del Novecento. La tecnica che usi, ovviamente, non la svelerai o la puoi svelare? No, la tecnica no, però non c'è da svelare niente, nel senso che è con un movimento percettibile, insomma, della macchina fotografica. Sono riuscita, che era il mio intento, almeno ho cercato di dare più vita alla vita che già lo scultore magari aveva dato nella pietra, nel materiale usato. Sono un po' tutti i sentimenti che fanno parte del nostro animo, insomma. Quindi c'è stata un'empatia fra i sentimenti che tu, le emozioni che tu hai provato guardando queste sculture, e quelle che hai cercato di mutuare dalle sculture per regalarle poi, per regalarle, sì, ai visitatori di una sì, casa. Esatto. Bene, noi ti ringraziamo e ricordiamo, grazie, che la mostra di fotografia di Angela Chiti, che si è inaugurata quest'oggi, domenica 16 dicembre 2018, si concluderà il 31 dicembre allo Spazio delle Arti La Soffitta, aperta al pubblico con ingresso libero negli orari che ci ha ricordato il Presidente Francesco Mariani, fino al 31 dicembre. Si intitola Respiro di Pietra, è accompagnata da un prezioso catalogo, il numero 445 delle edizioni della Soffitta Spazio delle Arti. Chi verrà a visitare la mostra potrà tornare a casa con questo prezioso ricordo della visita alla Soffitta.